Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog barra video pulizie. Siamo pronti per la mia routine mattutina, secchio con l'acqua e detergente igienizzante, aspirapolvere, Elettra che ha combinato un casino, ho già fatto i piatti della sera che avevo lasciato, adesso andiamo a sbattere fuori il tappeto e ci dedichiamo subito immediatamente all'open space. E avendo animali, anche bambini piccoli, ovviamente si fatica il doppio, ragazze, però siamo ripagate d'amore, almeno per me è così, non sono assolutamente pentita. Prima o poi Elettra farà i suoi bisognini fuori, io non dovrò fare lo straccio ogni giorno nell'open space. Anche se comunque su 10 diciamo che sono 6 fuori, 4 dentro, a volte anche il contrario però. Va bene, dipende dalle giornate. Comunque, la buona notizia è che a fine giugno potrà uscire perché terminerà i vaccini, e quindi questo già comunque è una cosa buona perché inizierà a esplorare fuori, ad abituarsi ad uscire e a fare i bisognini fuori, come tutti i cani e soprattutto quelli di taglia grande. E quando pulisco la cucina soggiorno, l'open space, come la chiamo io, Elettra, deve per forza trasferirsi da qualche altra parte. Cioè, solitamente la metto fuori sul balcone quei 5-10 minuti, un quarto d'ora, il tempo che comunque pulisco, perché lo faccio ogni giorno, ragazze, vedete che non sollevo neanche le sedie facendolo ogni giorno. Il tempo che pulisco, il tempo che si asciuga, che comunque con questo tipo di mocio della Vileda, ragazze, si asciuga in maniera velocissima, per adesso comunque c'è già caldo e ventilato, quindi è poco. Però oggi non voleva rimanere fuori, piangeva e siccome c'è mio marito, meno male, l'ho passata in braccio a lui.
fatto questo già mi sento meglio. Questa è proprio una tappa obbligatoria, a parte il balcone che vi farò vedere bene in un altro video, perché è forte di stomaco, perché solitamente non lo faccio vedere bene la pulizia del balcone, non la faccio vedere bene. Quelli sono i croccantini giganti, pacco di croccantini giganti di Elettra, però per il resto, ragazzi, è tutto resettato. Reset open space fatto. Ragazze, scusate la mia faccia, ultimamente è tutto un scusate la mia faccia. Avete visto che non ho più pubblicato, che comunque sono video pubblicati in modo discontinuo, saltuario. L'avevo detto che non volevo tornare perché comunque, a parte problemi con mio padre ultimamente, sono stata male anch'io. Prima è stata male Giuliana, ha avuto la febbre e ve l'avevo detto a finale dell'ultimo video che ho fatto. Per chi mi segue se lo ricorda, se lo ricorderà, che avevo interrotto così, non avevo finito di sistemare il sottolavabo con voi quando hanno montato il depuratore perché a Giuliana era salita la febbre. Dopo Giuliana è salita dopo 2 giorni la febbre a me. Ho fatto il fai da te che non si fa, ho iniziato un antibiotico che avevo a casa perché mi sono riempita di muco, ragazze. Mia figlia è arrivata a vomitare muco, c'è una cosa bruttissima, ma è quello che è successo. Infatti l'ho portata, ciao Elettra, in guardia medica, diciamo ospedaletto, non nel mio paese, e gli hanno insegnato la cura perché mi sono preoccupata. Una sera ha iniziato a vomitare così. Insomma, dopo 2 giorni sono stata male io, mi sono riempita di muco, avevo un tipo di antibiotico che si prende una volta al giorno a casa, non faccio nomi, ma l'avrete capito cos'è. Sono 5 compresse che si prendono una volta al giorno. La febbre non è più tornata, però stavo ancora male, stavo ancora malissimo, infatti sono andata dal medico, gli ho detto mi controlli e mi ha detto per come sei combinata. Sei proprio piena piena di... Si stavano ammazzando. Insomma, mi ha detto per come sei messa ci voleva un antibiotico da 2 volte al giorno. Però hai fatto il fatate che non si fa. Ormai ti finisci il ciclo di antibiotico Elettra, partita per là dentro. Ti finisci questo ciclo di antibiotico di 5 giorni. Se stai ancora male, dobbiamo iniziare un altro antibiotico. Così è stato, ragazze, la febbre non... cioè, mi era passata. All'ultimo giorno di antibiotico, di questo qua, diciamo che avevo fatto io con fai da te, perché sì, ci sono gli antibiotici generici che magari ti puoi prendere così, ma senza dirlo al medico, anche se non si fa, però a volte, ad esempio nel mio caso, se è una bronchite, perché per questo è quello che avevo, che ho, ci vuole l'antibiotico specifico mirato per quello, per guarire. Niente, all'ultimo giorno di antibiotico ce l'ho presa la compressa la mattina, ieri sera mi è risalita la febbre, ragazze. Niente, di nuovo febbre, con tutto l'antibiotico in corpo. Sono stata malissimo e sto male, infatti oggi i bambini a scuola li ha lasciati mio marito e non è la prima volta che li lascia e li riprende per ora. E quindi non sono riuscita a registrare. Ieri, perché è di ieri la clip che avete visto. Mi sentivo meglio, ho fatto come al mio solito lo straccio in cucina che lo faccio sempre ogni mattina, anzi stamattina non l'ho fatto, ho cambiato solamente il secchio d'acqua, ho fatto a pezzetti, sì, ok, le cose dice, i cosiddetti fitusi, ma quando stai male, ragazze, per un giorno si può evitare. Vedremo di qua stasera se riesco, magari quando vanno a letto tutti. Anche se Elettra fino ad ora è stata brava, sono le 11 meno 5 di mattina ed è stata brava fino ad ora, vediamo di qua stasera, cerchiamo di indirizzarla fuori. E niente, quindi ieri ho chiamato il medico che già lo sapeva, gli ho detto senta, aveva ragione lei, ci vuole qualcosa da 2 volte al giorno. E infatti mi ha scritto un altro tipo di antibiotico proprio mirato per la situazione mia dei bronchi. E niente, sono stata male, 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 ragazze. Veramente. Da quando mi hanno montato il depuratore siamo stati tutti male praticamente. E quindi non sono riuscita né a vloggare perché proprio non me la sentivo. Perché poi quando sei così piena di muco non ti va né di mangiare, comunque ti senti stanca perché ti affatica. Comunque non è un bel vedere perché soffiare il naso, continuazione tosse, tosse, ragazze, tosse talmente forte quando mi mettevo a letto che andavo a rimettere quello che avevo mangiato. Sto dimagrendo praticamente in vista del matrimonio. Ieri è come se sono rimasta a digiuna perché ho rimesso sia a pranzo che a cena.
la tosse, per la forte tosse. Stamattina ho mangiato uno yogurt con i biscotti come quando era a dieta. Mio marito in questo momento sta facendo il suo cambio stagione. Che cosa meravigliosa, ragazze, non vedevo l'ora perché io il mio già l'ho fatto, era a posto anche quello dei bambini e mancava il suo. Mancava il suo con la scusa che io sto male, non lo sto neanche aiutando più di tanto, sta facendo da solo, adesso ha finito. Il vento ha sbattuto la porta. È una giornata ventilata oggi, bello. Che ha fatto caldo. Ha fatto giornate proprio di caldo, sta arrivando l'estate, cioè sta arrivando, già sono così. Adesso sta posando le valigie, che, gli ordinette che dove ha messo i vestiti, li sta posando sopra il lettino, sopra l'armadio di Gabriele, ve l'avevo detto che avrei fatto così. Niente ragazzi, io questo vlog mini lo chiudo qui, mi dispiace, spero di stare, mi auguro signore, ti prego, di stare meglio e di riuscire a continuare la mia vita al 100% come facevo prima, con la mia forza e il mio buon umore e di trasmettere buon umore e motivazione anche a voi, di ricominciare a pubblicare in modo più costante come facevo prima. Io vi mando un grosso bacio, ho detto lo dico, almeno lo sanno, anche se qualcuno già se l'ha immaginato perché tutti questi giorni senza pubblicare o era successo qualcosa o stavo male. Niente ragazze, un pollice in su se il video vi è piaciuto, piacerà da piacere, non lo so, va bene, fatevi sentire nei commenti, con le corna e i peperoncini, proprio per la scaramanzia. Un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video.